Questo è uno spazio che vogliamo dedicare a uno dei prodotti italiani più amati in Italia e nel mondo, il nostro vino, con grandissime differenze di colori, di sapori, di zone, di territori, e lo vogliamo fare con un'esperta che ha da poco pubblicato anche un testo, l'ultimo, in realtà ne ha già scritti parecchi. Questo si intitola Custodi del vino, storie di un'Italia che resiste e rinasce. Lei è Laura Donadoni, la ringraziamo per essere con noi. Buongiorno e benvenuta su RTL, Laura. Buongiorno Giusy, buongiorno Enrico, grazie per avermi ospitata, insomma. Buongiorno, buongiorno, grazie a te. Allora, ci sono molti modi per girare l'Italia, che è bellissima. Tu hai scelto di farlo attraverso le storie di persone che appunto fanno rinascere i territori proprio con le loro storie, con le loro esperienze quotidiane. Esatto, più che un libro sul vino è un libro sugli esseri umani, perché effettivamente nel lungo viaggio che ho percorso lungo l'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, ho cercato di focalizzarmi sulle storie umane che ci sono dietro i bicchieri e le bottiglie, per riuscire a portare un po' di ispirazione anche ai giovani che vogliono magari dedicarsi a questo settore. Quindi è un libro che racconta il viaggio, racconta l'economia, racconta la società, racconta diciamo la determinazione di chi crede che il vino possa essere uno strumento di rilancio del nostro paese, perché effettivamente così, l'Italia è il paese più biodiverso al mondo per quanto riguarda il numero di vitigni coltivati e il numero di vini prodotti, quindi è davvero una nostra ricchezza. Sì. Quindi dico, al di là di vino e vitigni ci sono poi altri protagonisti, appunto le persone che tu racconti attraverso questo viaggio. Ci vuoi dire un po' con quale criterio hai selezionato le storie che hai raccontato? Ok, allora il libro è strutturato sulle 20 regioni d'Italia, quindi avrete dei capitoli con le 20 regioni. Ogni regione è aperta in realtà da un cicerone, da un ambasciatore di quella regione, che non c'entra nulla con il vino, perché ho voluto introdurre anche queste figure per cercare di mettere le persone a proprio agio, perché spesso parlare di vino può sembrare difficile, ostico, anche quando si va al ristorante e si cerca di ordinare il vino giusto, a volte si è un po' intimoriti da questo mondo, no? Dal linguaggio che ha questo mondo. E invece ho voluto dedicare appunto l'inizio di ogni capitolo a un personaggio famoso che non c'entrasse nulla col vino e che ci raccontasse un po' la sua esperienza con questa bevanda magica. E quindi ci sono vari personaggi, da Bruno Pizzul per il Friuli Venezia Giulia, da Antonio Caprarica per la Puglia, eccetera, eccetera. E poi ogni capitolo è strutturato in questa maniera. Ho scelto una regione vinicola che secondo me è emergente e promettente in quella regione, e sono andata a intervistare i vecchi produttori e i giovani, ovvero l'ultimo arrivato, chiedendogli come mai ha deciso di investire, magari spesso di cambiare vita e di dedicarsi al vino, e la memoria storica di quel territorio. Quindi è strutturato così. Per fare luce anche un po' su quello che è il ricambio generazionale, no? Sempre nel segno delle tradizioni che sono le più belle e continuano. Allora, i nomi, insomma, li hai già fatti tu, ci hai citato Bruno Pizzul correttamente, poi c'è Paolo Cognetti, c'è Enrico Bartolini, leggo Mario Tozzi per il Lazio, Gino Sorbillo per la Campania, c'è anche il nostro presidente Lorenzo Suraci. Per la Calabria. Esatto. Per la Calabria. Senti, ma mi veniva un'idea, no Laura, potremmo spedire il tuo libro in un pacco natalizio con un bel fiocco a quelli del Prosek in Croazia? Beh, magari sì, così magari fanno un po' anche una cultura sulle denominazioni italiane, no? Beh, sì, sicuramente. Tema, tra l'altro, il vino è proprio quel prodotto che è molto territoriale, cioè più del 90% delle nostre denominazioni sono legate a un luogo, a un territorio, quindi è impossibile produrre Barolo fuori dall'Italia, non si può delocalizzare. Esatto. Il vino è proprio quel bene che ci appartiene nel profondo. Ecco, Laura, tra l'altro lo ricordiamo, diciamo che esporta il nostro vino negli Stati Uniti di fatto, no? Un po' come tuo core business. Io promuovo il vino italiano negli Stati Uniti, quindi cerco di far innamorare gli americani del vino italiano. Sì. E è un'impresa facile. Sì, infatti, stavo dicendo, ti piace vincere facile, e solo così, esatto. In una battuta ci dobbiamo salutare, qual è il più amato dagli americani?
Purtroppo abbiamo già citato il nostro contendente, ma il vino più importato negli Stati Uniti ormai da 3 anni è il Prosecco. Quindi gli sparkling wine in generale, poi abbiamo i grandi classici, l'Amarone, il Chianti, sicuramente vanno molto bene, il Brunello di Montalcino, i nostri Baroli, sono ottimo, i vini che vanno per la maggiore. Occhio, quindi insomma segnatevi bene il nome, fate lo spelling Prosecco, quindi diffidate Prosecco delle imitazioni. Con la O finale, eccoci. E dei nomi simili. Allora, ricordiamo il tuo libro, Custodi del Vino, storia di un'Italia che resiste e rinasce, edito da Slow Food, lo trovate in libreria. Grazie davvero per questo bel viaggio, per questa anteprima, perché il viaggio vero lo trovate nel libro. A Laura Donadoni, grazie per essere stata con noi. Un abbraccio, buon lavoro. A presto. Grazie a voi, buon tutto e buon vino.